Quale scenario migliore della bella Courmayeur per fare da sfondo alla Peugeot Grip Control Experience? Questa località della Val d'Aosta, ad alta quota, oltre 1200 metri, è ideale per mostrare la validità del sistema inventato dalla casa francese che lo introdusse sul mercato nel 2009. Il Grip Control si propose come una brillante soluzione utile ad affrontare con sicurezza stradali con bassa aderenza quando la sola trazione anteriore non è sufficiente, ma dove la 4x4 sarebbe invece eccessiva. Si tratta di un sistema elettronico che modifica l'aderenza dell'auto in base al terreno da percorrere, scegliendo tra 5 diverse modalità standard per un livello di pattinamento basso, neve ottimizzando il pattinamento per garantire la migliore accelerazione possibile. In modalità sabbia, il pattinamento è ridotto al minimo per evitare rischi di insabbiamento. In caso di fuoristrada, invece, il sistema aumenta il pattinamento della ruota con minore aderenza per favorire l'espulsione del fango. Infine, la modalità ESP OFF permette di disattivare il sistema fino ai 50 km orari. Il Grip Control è disponibile sulle SUV 2008, 3008, 5008, ma anche sui monovolume Nuovo Rifter e Traveller. Con qualche differenza, su 3008, 5008 e Rifter il Grip Control è ancora più efficace, diventa Advanced e integra la funzione Hill Assist Descent Control, che controlla la velocità in discesa in caso di forti pendenze. In prima marcia la velocità viene decisa dal conducente, mentre in caso di pendenze importanti, inserendo la marcia neutra, sarà l'auto a scegliere la velocità ideale. In questa prova sulle montagne intorno a Courmayeur, i veicoli Peugeot dotati di Grip Control montano pneumatici M+S, ovvero Mud and Snow, cioè fango e neve, utilizzabili per tutte le stagioni. Il sistema è ovviamente ancora più efficace con pneumatici invernali. Il Grip Control permette di aumentare quello che è il raggio d'azione del veicolo senza necessariamente cedere alla trazione integrale. La trazione integrale è sicuramente indicata per chi ne fa un utilizzo estremo del veicolo su fortissime pendenze dove altrimenti una vettura a trazione anteriore non potrebbe avanzare. Il Grip Control però dalla sua dice qualcosa in più rispetto a una classica trazione anteriore perché permette di ottimizzare la trazione del veicolo senza dover spendere di più per il caso della trazione integrale, soprattutto senza un aggravio di peso e una penalizzazione in termini di consumi e di emissioni inquinanti. Quindi è una soluzione ideale per chi ne fa un utilizzo normale del veicolo. I prezzi del Grip Control partono da 0 euro sulla versione top di gamma del 5008 fino ad arrivare ai 1200 euro per il Traveller.